Shaila Gatta e Javier Martinet hanno passato la notte insieme. A testimoniarlo sono le immagini trasmesse questa notte, quando intorno alle 4:30 del mattino, l'ex velina di Striscia La Notizia e il pallavolista argentino sono stati ripresi mentre dormivano nello stesso letto. Cos'è accaduto nelle ore precedenti, però, non è dato sapere, visto che la regia ha, volutamente, evitato di inquadrare quella porzione di casa del Grande Fratello. E, ormai evidente che con il passare delle ore l'intesa tra Shaila Gatta e Javier Martinet sta crescendo a vista d'occhio. Dopo il bacio che c'è stato nel corso del gioco della bottiglia, i due GFini sono sempre più vicini, e lei, al termine della puntata di giovedì 26 settembre, è uscita definitivamente allo scoperto, dichiarando di essere interessata esclusivamente al concorrente argentino, e non a Lorenzo Spolverato. E anche lui ha confessato che la ballerina partenopea le piace. Come faccio a non baciarlo? Piano piano ci stiamo iniziando a toccare. Noi non è che ci tocchiamo facilmente. C'è questa roba tra me e lui di scappare, uno di qua e uno di là. Ci evitiamo. Secondo me siamo molto simili su questa cosa. Ho timore ad aprirmi con una persona che mi può interessare. E anche lui secondo me è così. Come glielo diciamo a Lorenzo? Ma Lorenzo lo sa, ragazze. Io ci ho parlato con Lorenzo stasera. Ho parlato con Lorenzo e con lui. Io sono sempre molto trasparente. E ho scelto lui, sì. Ma no, è presto per un bacio. Io quando sto fuori mica subito bacio le persone. Io bacio lentamente, aspetto qualche mese. Tu per baciare una persona devi creare confidenza, un contatto. Per me non era una scelta. Io mi sentivo attratta da due personalità. Perché comunque a me piace anche Lorenzo, ma in un modo diverso. Con lui non c'è quella cosa che ti scatta.